Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 31 gennaio 2023. Ma io penso che questa puntata di Uomini e donne verrà trasmessa nei corsi di psicologia all'università. Ci saranno degli studi approfonditi in merito perché io sono ancora sotto shock come una Valeriona Marini qualunque. Al pensiero di quello che abbiamo visto e soprattutto sentito. Io sono a tanto così dal fare causa a Mediaset perché oggettivamente un'ora di starnazzi di quella Carla avranno provocato danni irreparabili al nostro apparato uditivo e noi meritiamo un risarcimento. Che poi vi giuro, ho rivisto la parte di Biagio Di Maro e Carla per due volte, sì. Doppio danno ai padiglioni auricolari e necessità immediata di un analgesico. Ma non riesco a seguire i discorsi perché i decibel raggiunti dalla voce della dama vanno oltre ciò che l'orecchio umano può recepire. Io realmente non ho capito che caspita si sono detti per un'ora. Ma poi io sconvolta perché nella puntata scorsa Carla sembrava una persona tranquillissima. Una mite e innocua signora di mezza età e invece oggi per un'ora intera sembrava Ursula quando Ariel mette la firma sul contratto magico, che paura signori miei. Cioè al netto del trash, che va benissimo, anzi io ne era per la censura sui ceffoni che tanto sono volati. Lo sappiamo che sono volati, e se abbiamo visto quelli della di Padova ricchi non vedo perché non mandare in onda anche quelli rifilati al King della mozzarella. Ma quanto inquietante è il comportamento di Carla, scusate, ma aiuto, mi finisce persino a dover difendere Biagio ma onestamente di fronte a un disagio di questa portata non si può fare diversamente. Uno sclero del genere, l'irruzione in albergo alle 2 del mattino, le 12 chiamate nel cuore della notte a quella signora che, porella, era a casa sua a dormire con la retina nei capelli, le urla non stop per un'ora di puntata. Mi sembrerebbero esagerate e folli anche se si trattasse di una moglie che trova il marito a letto con l'amante. Figuriamoci quanto assurda possa essere questa reazione verso uno col quale ti sei frequentata un mesetto e che non ha manco inzuppato il biscotto. Cheat. Ma poi io morta dalle risate quando lei, dopo un'ora in cui urlava senza sosta, se n'è uscita con, io non ho bisogno di parlare, a me parlano gli occhi. Che poi i suoi occhi che parlavano erano più o meno questi. E, onestamente, ho pure trovato assurdo che Queen Mary abbia in qualche modo giustificato il comportamento folle di Carla facendo leva sui sentimenti provati. Cercando quasi di colpevolizzare Biagio, perché una reazione così esagerata, nello studio e fuori, è ingiustificabile a priori, e se a scatenarla sono dei sentimenti, non c'è dubbio che si tratti di una tipologia di sentimenti malati dai quali farsela alla larghissima, per carità. La nuova tronista ci ha sorpresi con una clip di presentazione super originale in cui ci ha detto che non vuole uomini bugiardi, maleducati e presuntuosi, pazzesco. E pensare che invece tutte le altre donne del mondo quando cercano un uomo tendenzialmente sperano proprio sia bugiardo, maleducato e presuntuoso. Il finale della sua clip ci dice che lei è una ragazza romantica, che vuole un amore grande come quello dei suoi genitori, ecco. Se le premesse sono queste io sento di poter azzardare la previsione che costei, entro un massimo di 2 settimane, avrà già perso la testa per uno dei suoi corteggiatori per i quali si inserbinirà allo sfinimento e dal quale elemosinerà attenzioni da qui a maggio. Ovviamente il corteggiatore più quotato sembra questo Andrea, osteopata 31enne medico dei VIP. Che di essere bello è bello, tipologia di bellezza che incarna perfettamente i miei gusti estetici, ma la sensazione è che sia anche tanto furbo e già pronto a mettere in scena il suo bel copione. Poi, chissà, le vie dell'amore sono infinite e magari invece nascerà una relazione bellissima. Occhio però a Roberta di Padova, perché quando Roby adocchia qualcuno poi il pericolo è sempre dietro l'angolo, in bocca al lupo Nicole. Video della puntata, puntata intera Gloria, Riccardo a malincuore chiudo Nicole, le prime parole Biagio e Clea, dialogo post puntata Maria, Biagio. Clea e Carla, una situazione intricata fuoco e fiamme tra Carla e Biagio Nicole e i corteggiatori Gemma e il gran rifiuto.